Bella ragazzi, sono Kabigoku e quest'oggi vi porto anche la seconda parte della sfida tra le Formula 1 che mi è stata proposta da Mister Checolino96. Vi chiedo scusa per il simbolo in mezzo alla visuale, però dopo un minuto sparisce. Tranquilli. Allora, vediamo subito la terza prova, quindi il nuovo circuito che ho creato per i test delle auto. Allora, la prima parte del circuito, anche in questo caso, è la parte lenta, quindi si arriva in fondo al rettilineo, una frenata molto brusca con entrata a destra in cui bisogna stare attenti a non perdere il controllo, e poi ci seguono 5 o 6 curve, un po' a destra, un po' a sinistra, abbastanza lente, in cui è importante appunto cercare di mantenere il controllo dell'auto, che non è facile, perché sono tutte saliscendi. Eccoci infatti nella curva più difficile, diciamo, della parte lenta. Ok, questa curva è molto difficile perché è doppia in salita e si rischia di andare sull'erba all'uscita. Qui inizia la parte veloce del circuito ed è composta da una prima curva ad alta velocità e la seconda anche con diciamo dislivello, e quindi non si vede molto bene e non tutte le auto riescono ad andare a manetta. E infine si arriva sulla parte finale con l'ultima curva, anche questa molto importante, l'aerodinamica, con il rettilineo finale molto lungo in cui la potenza è il punto chiave. Va bene, questo circuito è un pelo più corto del circuito vecchio, è un po' più veloce, però si riescono a fare ottimi test. Allora, vediamo insieme le due Formula 1. Prima prova per la F1 2007. Allora, partiamo subito dal rettilineo. Eccoci, 338 km/h per la F1 2007, frenata, come ho detto, molto brusca. Un'entrata in curva quasi perfetta, direi. Qui va molto veloce perché, vabbè, ovviamente essendo Formula 1 le curve le fanno a una velocità estrema e quindi non è molto lungo il giro, però è importante dire che è molto difficile tenerle in pista perché hanno tanta potenza e si spostano velocissimamente. Sono le uniche due, tra l'altro, che riescono a fare questa curva in piena, la parte veloce. Adesso si arriva alla penultima curva, anche questa fatta molto bene, ho toccato il cordolo interno e poi da qui in poi massima potenza su tutto il rettilineo finale. La F1 2007 fa 1 minuto 03 secondi e 162 millesimi. Vediamo ora invece la F2010. Ok, come al solito iniziamo sul rettilineo finale, eccoci, perfetto. Vediamo la velocità massima che riesce a raggiungere la F2010, che sappiamo essere un po' più lenta. Allora, 333 km/h, che comunque è meno della F2007, un'entrata in curva perfetta, direi. Ok, si inserisce anche questa nelle curve molto bene, però è più difficile da guidare rispetto alla F2007, una fumata leggera. Ok, questa curva l'ho fatta perfetta, il curvone difficile. Ok, infatti ecco che esce, perfetta. La tenuta di strada è leggermente superiore per la F2010, però, essendo più difficile da tenere sotto controllo il risultato, secondo me alla fine vince la F2007, perché infatti adesso guardate il tempo, anche se ci ho provato a migliorarmi ulteriormente, il tempo finale è 1 minuto 4 se 3 secondi, scusate, e 908 millesimi, quindi mezzo secondo abbondante sopra la F2007. Quindi possiamo dire che la F2007 vince 3 prove a 2, anche se di pochissimo, soprattutto perché è più
facile da guidare rispetto alla F2010 e questo è molto importante, se, soprattutto se non si ha un grande controllo delle auto. Va bene, io vi ringrazio per la visualizzazione, ragazzi, iscrivetevi e commentate, mi raccomando. Bella, ragazzi!